Prima di iniziare, vi ricordo che il nostro Creepy Book è ordinabile su Amazon e in tutte le librerie. Sarete così coraggiosi da affrontare il Boogeyman? Link in descrizione e nel primo commento. E voi siete pronti a morire di paura? Le emoji, nate nel lontano 1999 per rendere messaggi di testo inviati su internet più colorati e più capibili. Se si è imbarazzati, ecco che apparirà una scimmietta con le mani sugli occhi. E se si è eccitati? Se si è eccitati? Che emoticon usi? Che emoji usi? Dai, se sono eccitato, uso quella del tirannosauro. È nuova, non l'ho mai vista. È un dinosauro. Cosa ti sembra? Dove devo guardare però? Quello che ti dico è, io guardo no. Le emoji, cioè però, non so, forse sono pazzo io, forse se pazzo tu o loro, stella cadente, ma neanche, una stella cadente sbirula, perché la stella cadente fa così, questa fa... Ma ti dirò, molti, compreso me, vedono queste emoji come un simbolo che trasmette magia, tipo, hai presente Harry Potter contro Albano? Cosa significa veramente? No, Harry Potter e le stelle cadenti non c'entrano proprio un ciufolo! E questa è la verità, non ci si può far nulla! Il suo vero significato, non te lo aspetteresti mai. Il suo vero significato, sai qual è? Qual è? Letteralmente, sono confuso. Oppure, potrebbe voler significare giramento di testa. Un po' come nei cartoni quando sono tutti sballati, no? Così. Complimenti. Porca bestia. Cosa ti sembra? Questo... Non c'è scampo, è chiaramente il simbolo della preghiera. Tipo, quando preghi tutti i santi allora, in colonna. Qua, sai cosa succede però? Io mi ricordo che c'è stata una specie di battaglia tra significatori. Cosa vuol dire? Che molti dicevano che era la preghiera, ok? Altri dicevano che era tipo un batti 5, perché vedi che c'è la cosa più indietro. Cosa significa veramente? No! Sbagliato, vedi? No, non ti chiedono un favore i giapponesi quando fanno così, ti chiedono scusa. È vero. E gli dispiace assai. Perché tipo... gli doretta. Quindi quando fanno così solo quando si sentono tipo in difetto. Che ti ho fatto uno sgarbo. Che non scusa. Oh, bonsamayo. Banzai. Quindi mi vuoi dire che ho sempre sbagliato a usare queste emoji? Sempre. Così pare. Beh, basta, dopo questa me ne vado, basta. Fuori dalle palle. Fuori dalle balle! Non mi interessa! Lo continuo io, affari tuoi, eh! Non mi interessa! Hai capito? Cosa ti sembra? Mai vista! Mai vista! Mai vista! Mai utilizzata! Cos'è questo? Ti spiego ti io prego per... quanto me ne frega di Ma questo! Ma ti spiego io perché non l'hai mai utilizzata! Qua apposta! Il motivo è semplice, no? Secondo te perché non abbiamo mai utilizzato queste emoji? Perché dai. Non ci serve! Magari perché ha un qualcosa in più! Come qualcosa? Cosa vuol dire? Io non, magari perché se avessi avuto dei baffi neri magari l'avrei usata, essendo io Homo sapiens, non l'ho mai usata! Come dei baffi neri? Ragazzi, perché è una donna, no? Perché è una donna? Certo. Ah, allora, cosa vuol dire se hai i baffi neri? Se avessi avuto i baffi neri, no? Vabbè, illuminami. Io so perché lo usano le donne. Illuminami, lo dai. So perché ho fatto un sondaggio. Dai. E loro hanno detto che la mandano quando si tagliano i capelli. Cosa significa veramente? Attenzione. Rappresenta la donna addetta al banco informazioni. Ma tu sai cosa fanno di preciso le donne addette al banco informazioni? Fanno così tutto il giorno, ovvio. Perché? È questo che io vorrei saperlo da te, perché fanno così? Cosa ti sembra? A me sembra più che altro, ovviamente, quella massa di sterco dei cartoni animati. Anche se potrebbe sembrare una mousse al cioccolato quella molto, di Arale. Molto felice. Quella di Arale. Quella di Arale però era... Rosa. Era rosa. Però è così, è una cacca che sorride. Io non ho mai visto nessuno cagare così. Ho capito, ma fondamentalmente non sappiamo che cosa voglia dire. No, oppure... Io per esempio, io la manderei nel caso in cui un mio amico mi dà il bidone una serata. Allora gli dico, sei una merda. E gli scrivo, sei, e gli mando la merda. Però è sorridente. Cosa significa veramente? Ah, ancora una volta... Ciao. I giapponminchiesi hanno dovuto metterci lo zampino. Ma tutto parte dal Giappone, quindi. Esatto. Nella loro cultura, nella cultura giapponese, la merda è sinonimo di buona fortuna.
Quindi come qua si dice che tipo la peste ti porta fortuna. Loro invece se ti mandano la merda, se ti mandano la merda che sorride, ti stanno augurando un bocca al lupo. Mi stai illuminando. Certe cose non le pensavo neanche, non volevo neanche pensarle. Cosa sembra? Questo è facile. Davanti. Oltre che sembrare una femmina fuori di cotenna, magari sta passando sotto una balconata piena di piccioni e quindi si ripara la testa, perché non si sa mai. Madonna. Madonna. Allora, io avrò usato questo emoji, sì e no, una volta nella mia vita. E solo quando ho voluto trasmettere a qualcuno un mio stato di follia. In un momento in cui ero fuori di testa, no? Per spaventarli, gli ho mandato questo emoji. Guarda che è inquietante da guardare. Eh sì, è inquietante, anche perché... Non ha le sopracciglia? Ma scusa, falla, dai. Falla, dai. Dai, tu come la useresti? Come la userei? Sì. A parte che non la userei mai. Perché non ha... Mi sembra davvero... Cosa significa veramente? No. I giapponesi... E te pareva, se non c'entravano loro... Non ha... si poteva fare niente. Cioè. Per dire ok... No, dai. Attenzione! Non posso citare. Attenzione, usano, non usano soltanto il classico simbolo delle dita, ok? Non è che fanno solo così, fanno anche così. Ma per dire un ok gigante, un ok oso, fanno così, porca bestia, no? Che è come questo, però ingigantito. Ma te li vedi per strada a fare... Ah, ok, ok. Si mettono le mani in testa, come a formare un cerchio. E niente, sembrano dei pazzi, basta. Sembra serio. Sono giapponese. Cosa ti sembra? Cosa mi sembra? Questo è facile, te lo dico sì. Io. Mi sembra una persona che ti vuole mandare a quel paese. Te lo dico io cosa sembra. Dai. Questa qua è lo stadio prima della trasformazione in Power Ranger. Così tu richiami il Megazord magari. Tripla capriola all'indietro, sei dentro un robottone gigante. A fare il capranzo a tutti. Effettivamente mi tocca dirti che potresti aver ragione. Però, però sono quasi convinto che voglia dire, oltre all'ok c'è anche il no. Quindi un no tipo, supremo. Un no supremo, tipo diniego. È strabiliante. Cosa significa realmente? Ah, hai visto? Penso per una volta ci abbiamo azzeccato. Ci abbiamo azzeccato. Questo emoji vuol dire proprio no. No. Ma non un no normale, un no mega supremo. A più di 8000, ci picchia! Cosa ti sembra? Broadway, Cancan. Che poi il Cancan è da un'altra parte. Vabbè, allora, non vorrei passare per un pervertito. Ah. Ma sinceramente, mi sembrano due coniglietti di Playboy. Oppure... Gemelle. Cosa significa realmente? Ce l'avamo quasi. Da oggi dovete chiamarci Sherlock e Gnomes. Gnomes. Tu lo sai che c'è il cartone animato Sherlock Gnomes? I giapponesi chiamano queste signorine Bunny Girl e usano queste emoji per dire ad una ragazza che è tipo il massimo della sexaggine. E se dovessimo tradurre a parole questo simbolo, sarebbe una cosa del genere, no? È una miseria ladra, ma sei talmente bella che guarda proprio non ci sto più dentro! Non ci sto più dentro! Cosa ti sembra? Non farò lo sporcaccione però, no, no, no. Questa allora, se la abbini con altro può sembrare una sporcaccionata. Non se li dico... metti le gocce. Però i furbetti già lo sapevano. Questo qua secondo me è il saluto comunista. Oppure, banalmente, è un pugno. Oh, magari, mentre si lancia come Germano Mosconi, no? Come Papa Francesco, se viene avanti ancora ti do un pugno! Mentre si lanciano bestemmie... Non si può dire. Vabbè, è a rigor di cronaca, scusa. Non si può dire cosa. Cosa significa realmente? Non ci crederete mai. È davvero una pugnetta. Io questo video, ragazzi, lo adoro. Lo sto adorando. Perché, guarda, so, porca bestia, basta. Porca bestia? Ah, quando mi tolgo il cappello è perché... Sei tolto il cappello. Sono arrivato al limite. È la fine. Guarda, sto sudando. Questo emoji nasce per rappresentare l'emozione che si prova quando raggiungiamo un obiettivo. Ciurma del Doc, che ne dite se vi portassi una seconda puntata del vero significato delle emoji? Solo se ci sono, se non ci sono io, non chiedetelo. Se la vostra risposta è sì, commentate con l'hashtag melanzana. Se sì. Siete delle ragazze, non chiedete perché, fatelo e basta. Se invece siete dei maschietti, con pesca. Pesca. Oppure possono mettere l'emoticon direttamente. Oppure possono mettere l'emoticon direttamente, così è anche più bello da vedere nei commenti. Tutto colorato. Attenzione però!
Attenzione. Attenzione. Alcuni di quelli che commenteranno questo video verranno salutati nelle stories del mio profilo Instagram. Questa è la cosiddetta pacioppa. Questa è la cosiddetta pacioppa. Almeno adesso diamo un senso a questi commenti. Non che lasciano i commenti e poi dopo... No. Poi mi prenderò il mio Instagram e dirò grazie a Piero, grazie a Gian Giacomo, grazie a Luisa che ha messo la melanzana. E andrò avanti così. Però, ora che mi ci fai pensare, perché vedete, è un po' una carognella. Non mi sponsorizzi mai, non dici mai passate anche, lo dici quasi per... Sì, fatelo, dai. Di insediarsi... Porca bestia! No! Fu! Allora...